Tra pochi giorni si rinnovano assemblea e consiglio della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Oggi iniziamo un percorso fatto di 4 appuntamenti con approfondimenti dedicati agli interventi più significativi realizzati sul territorio grazie ai contributi dell'ente di San Micheletto. In questa puntata, incentrata sul recupero di beni artistici e culturali, scopriremo le opere di restauro finanziate dalla Fondazione per 3 monumenti fra i più significativi della provincia di Lucca: il Ponte del Diavolo per la Garfagnana, l'Oratorio degli Angeli Custodi nel centro storico di Lucca e la Torre Matilde per Viareggio e la Versilia. 3 interventi in rappresentanza delle svariate decine di lavori finanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio sul territorio lucchese in questi 4 anni. Un gioiello barocco nel cuore della città che è tornato a disposizione di tutti. Dopo un accurato restauro realizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, ha riaperto al pubblico l'Oratorio degli Angeli Custodi, scrigno di architettura e pittura, realizzato alla metà del 600, che al netto del periodo pandemico potrà finalmente essere visitato dai cittadini e turisti e sarà in grado di ospitare eventi musicali e culturali di vario genere. L'idea della Fondazione di recuperare l'oratorio ebbe a spiegare il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Marcello Bertocchini, era stata da subito condivisa con l'ente diocesano, non solo per tutelare e conservare un bene artistico di altissimo valore, ma anche con l'intento di dar vita a uno spazio attivo e frequentato, un segnale di fiducia e di speranza in una congiuntura storica difficile e delicata. Il pieno recupero di uno dei monumenti forse meno conosciuti di Lucca ha seguito un processo particolare. Infatti, la Curia ha ceduto l'edificio alla Fondazione Cassa di Risparmio in comodato d'uso per una gestione che provvedesse anche al suo restauro. E non è stato un intervento breve quello necessario a riportare il bellissimo spazio seicentesco progettato dall'architetto Vincenzo Paoli alle condizioni originarie. Ci sono voluti infatti circa 3 anni. Infatti lo stato di salute dell'edificio era compromesso dal tempo e dalle poche manutenzioni eseguite. Il tetto era la parte più critica della struttura. In primo luogo si è quindi dovuto procedere con tutte le misure necessarie per consentire l'asciugatura dei muri, la cui umidità era dovuta a una profonda infiltrazione di acqua. Una situazione che fortunatamente non ha messo a repentaglio i bellissimi affreschi, il cui recupero ha rappresentato l'ultimo atto del grosso intervento di restauro. L'obiettivo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca è stato innanzitutto quello di valorizzare la struttura dal punto di vista culturale, di renderla visitabile. Oltretutto, l'Oratorio degli Angeli Custodi si trova a poca distanza dal complesso di San Francesco e, una volta recuperato, è divenuto parte integrante di un circuito culturale, museale, nella zona est del centro storico. C'è poi la particolare vocazione musicale dello spazio come location molto apprezzata dai musicisti per tenere concerti, proprio perché dotato di un'ottima acustica. Quasi nascosto nei meandri delle strade del centro storico in via dell'Angelo Custode, a pochi passi dalla Torre Guinigi, l'oratorio venne edificato nel 1638 grazie al progetto di Vincenzo Paoli su committenza della congregazione omonima fondata da Bonaventura Gasparini nel 1627 per dare istruzione e speranza a tanti ragazzi sfortunati e soppressa poi nel 1808 durante il periodo napoleonico. Una tradizione che fu poi ripresa dal ricovero Artigianelli, istituito nel 1914 per fornire un'educazione morale e civile ai ragazzi cresciuti in situazioni disagiate. Sono seicentesche le 9 tele che decorano le pareti interne, affidate ai pennelli di maestri del calibro di Girolamo Scaglia, Filippo Mannucci e Antonio Franchi. Tutte incentrate su tematiche esaltano il ruolo degli angeli come intermediari con Dio.
Ma è la decorazione pittorica la vera protagonista, un complesso e affascinante dialogo tra elementi dipinti e decorazioni materiali che su tutte le superfici si traduce in un'esplosione di colori, dove l'autore, Giovan Domenico Lombardi, propone un gioco illusionistico tra architetture reali e architetture dipinte, coinvolgendo chi entra in un'esperienza quasi sensoriale che stupisce e stordisce. La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, dopo aver ottenuto dall'ente diocesano un comodato d'uso gratuito, ha avviato nel 2017 un'intensa campagna di recupero anche grazie al contributo di Azimut Holding S.p.A., che ha sostenuto direttamente il restauro di 7 delle 9 tele presenti. Le operazioni di recupero hanno coinvolto ben 20 soggetti, tra ditte e professionisti, e consentito un generale risanamento della struttura che ha visto realizzare un importante intervento sulla copertura e sulla parete di destra, oltre alla messa in sicurezza di affreschi, cornicioni e paraste e il completo recupero di tutti gli elementi lignei e lapidei. Sono inoltre state apportate alcune migliorie per garantire la conservazione degli elementi artistici e accorgimenti in grado di fare dell'oratorio un luogo di vita, di cultura e di condivisione, dove svolgere incontri a tema musicale, storico e divulgativo, nonché permettere a turisti e cittadini di fruire di questa meraviglia nascosta riportata a nuova luce. L'impegno di mandato della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca nel recupero dei beni culturali ha visto una partecipazione a 360 gradi su tutto il territorio provinciale e quindi anche nella zona del mare. Fra i restauri delle opere di pregio, veri e propri simboli per i territori che rappresentano, spicca quello della Torre Matilde, che dopo un lungo periodo è stata restituita ai viareggini proprio nel giorno in cui Viareggio, 200 anni fa, il 7 giugno 1820, fu proclamata città. Dopo anni di lavori, il monumento, che ha attraversato tutta la storia della città, è quindi tornato fruibile. Per il prezioso recupero, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha stanziato complessivamente 190.000 euro, ripartiti in 3 anni. Un progetto, quello del Comune, che ha ricevuto l'autorizzazione della Sovrintendenza e infine anche della Commissione Paesaggistica. Gli interventi hanno riguardato la pulizia interna, la manutenzione e il ripristino delle facciate esterne e il recupero del giardino circostante, valorizzato da un'illuminazione che possa accendere il cuore della città con un gioco di luci e ombre che valorizzi i contorni del fortino. E proprio a sottolineare la vocazione anche culturale del monumento, la torre è stata riaperta con una significativa cerimonia, iniziata con un concerto del soprano Caterina Kotsout e il tenore Ama di Laga, accompagnati al pianoforte da Silvia Gasperini, che dalla sommità della torre hanno interpretato le più belle arie di Puccini. Oh, franchigia, floria tosca, e al cavaliere che l'accompagna! Che cede la prima sua grazia è questa e l'ultima che dici e il tuo sangue l'amore voleo provare scongiure pianti in van mozza d'orror alla maduna mi vuoi e sante. Il restauro del simbolo di Viareggio ha visto un investimento importante, un lavoro lungo e impegnativo che ha riguardato prima di tutto il ripristino generale esterno e poi il restauro anche delle parti interne, compreso il marciapiede antistante che è stato riportato all'antico, ricostruendolo in pietra. Ma la vera ciliegina sulla torta è l'illuminazione, LED che valorizzano il monumento sottolineandone la bellezza. Un grande intervento per la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, evidenziato dalle parole del presidente Marcello Bertocchini, per il quale la Torre Matilde è da sempre testimone delle vicende di Viareggio e vederla tornare a nuova vita è stato motivo di grande soddisfazione.
La Fondazione ha sostenuto questo restauro con la consapevolezza di restituire ai Viareggini, ma anche ai turisti che speriamo tornino a riempire la città, uno dei simboli più amati. Dalla Versilia alla Garfagnana. Il Ponte del Diavolo, il monumento simbolo della Valle del Serchio e dell'intera provincia di Lucca, è tornato a nuova vita e lo ha fatto attraverso un progetto di riqualificazione, restauro e trasformazione degli spazi pubblici circostanti, pensato per rilanciare il monumento, far crescere il territorio comunale di Borgo Ammocciano e rendere maggiormente attrattiva tutta l'area. Un progetto di cui si è fatto carico soprattutto la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Intervenire sul Ponte del Diavolo ha significato andare a mettere mano su una situazione estremamente delicata, complessa e immutata da almeno un decennio. Erano infatti diversi anni che non veniva attuato un progetto di restauro e di riqualificazione del monumento. Con questo percorso di rinascita, inoltre, si è avuta la dimostrazione di come l'Art Bonus si sia rivelato uno strumento utile. Degli oltre 100.000 euro raccolti, una parte sono arrivati dai privati. I signori Luca Bianchi e Giuseppe Cabriolo Puddu, la cooperativa sociale Nuovi Orizzonti, le imprese Smartfit K Ania e Asfalti 2M, che hanno deciso di aderire allo strumento previsto dal governo. Un'altra buona fetta, invece, sono stati stanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Il progetto di rinascita del Ponte del Diavolo, molto articolato, ha previsto un impegno di spesa complessivo di circa 235.000 euro. Il primo lotto, relativo al 2017, con un'attenzione particolarmente concentrata sugli archi minori del ponte, con la pulizia dei parametri delle erbe infestanti e la rimozione della vegetazione. Il piano ha in seguito previsto interventi di riqualificazione e restauro vero e proprio della struttura. Dopo un'analisi dettagliata delle patologie presenti e di come queste si fossero sviluppate e propagate negli anni in assenza di interventi di manutenzione, si è poi lavorato sulle opere impellenti di manutenzione e sulle opere straordinarie, fra cui anche i vari interventi volti al restauro e alla conservazione vera e propria della struttura nelle sue varie parti. Primo fra tutti la rimozione delle malte e porzioni incongruenti e la sostituzione con materiali idonei. Il ripristino di parti mancanti, la stuccatura, la pulizia delle pietre e la rimozione di macchie e croste, dopo averle opportunamente campionate e dopo aver valutato le cause della loro formazione. Dal progetto originario, redatto dal comune di Borgo Ammocciano, sono trascorsi alcuni anni, ma oggi l'opera è tornata al suo antico splendore, grazie a un minuzioso intervento di restyling, di consolidamento e di pulizia. I lavori sono stati finanziati con ben 420.000 euro e sono stati portati avanti con la supervisione della sovrintendenza.